Salve a tutti amici di Campania nel Pallone, qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove tra circa 45 minuti ci sarà il fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo, gara valevole per la 12ª giornata di Serie A. Non c'è dunque un attimo di pausa per gli azzurri, che quando sono trascorse meno di 72 ore dalla disputa della partita di Champions League contro i Rangers, vinta per 3-0, si apprestano a rituffarsi sul campionato, e l'impegno di quest'oggi consiste sicuramente in un'altra tappa di fondamentale importanza per riuscire nell'intento di difendere la vetta solitaria della classifica fino alla pausa che durerà circa 2 mesi e che si terrà a causa della disputa del Mondiale in Qatar. E sarebbe certamente molto importante per gli uomini di Spalletti poter ripartire il prossimo gennaio forti del primato in classifica, e quest'oggi a spingere il Napoli verso la 13ª vittoria consecutiva ci sarà ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. Infatti i biglietti di soprattutto dei settori dell'anello superiore sono stati completamente polverizzati nel giro di pochissime ore. Da pochi istanti sono state rese note le scelte ufficiali di Luciano Spalletti, che dopo l'ampio turnover attuato nella sfida ai Rangers torna a quella che prevalentemente è la formazione titolare, anche se, come stiamo dicendo più volte ad oggi, questo Napoli non ha un 11 titolare fisso, ma gode comunque di una rosa molto ampia e di qualità. E comunque Luciano Spalletti infine ha confermato i 9 undicesimi della formazione schierata all'Olimpico contro la Roma la scorsa domenica. Tra i pali c'è Meret in difesa, sulla fascia destra confermato ovviamente capitan Di Lorenzo, al centro torna Juan Jesus ad affiancare Kim Min-jae dopo che mercoledì ad affiancare il coreano è stato Leo Østergaard, dunque considerato il ritorno del centrale brasiliano. Kim Min-jae va nuovamente ad agire sul centrodestra, mentre sulla corsia di sinistra torna titolare in campionato Mario Rui, che dunque vince il ballottaggio con Matias Oliveira, un ballottaggio che in pratica siamo destinati a raccontare gara dopo gara, considerato che il portoghese e l'uruguaiano costituiscono di fatto due cotitolari. A centrocampo c'è il graditissimo ritorno di Frank Anguissa, dunque il camerunese torna a comporre il trio di centrocampo insieme a Zielinski, che va ovviamente ad agire nella posizione di mezzala a sinistra, e a Lobotka che va ad occupare la posizione di vertice basso. Il tridente offensivo confermato, quello visto all'Olimpico contro la Roma, con Lozano e Kvaratskhelia ai lati di Victor Osimhen. Qui l'unico dubbio riguardava come sempre Lozano e Politano. Ha avuto la meglio Lozano dopo che contro i Rangers, a scendere dal primo minuto, è stato Politano, mentre la presenza di Osimhen e Kvaratskhelia era piuttosto ovvia dopo che entrambi sono rimasti a riposo mercoledì. Quest'oggi una giornata particolare, anche perché da pochi istanti si è conclusa una celebrazione in onore di Diego Armando Maradona. È stato reso omaggio a Diego alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo 62esimo compleanno,
proprio così come lo scorso dicembre in occasione di Napoli-Lazio c'è stato il giro di campo della statua e poi in seguito sono intervenuti degli illustri ex compagni di Maradona, tra cui Salvatore Bagni, Nando De Napoli e Gianfranco Zola, che hanno davvero speso delle bellissime parole per Diego e speriamo che ovviamente, che così come lo scorso anno, l'omaggio a Diego possa portare fortuna agli azzurri, ricordando che Napoli-Lazio nel passato campionato rappresentò di fatto la miglior prestazione stagionale degli uomini di Spalletti, che si imposero per 4-0 con una grandissima prova. Di fronte nel match di quest'oggi un Sassuolo che attualmente occupa la nona posizione a quota 15 punti, i neroverdi sono reduci dalla vittoria in rimonta per 2-1 contro il Verona e parliamo di una squadra certamente dotata di un'ottima qualità in fase offensiva, manca Berardi, ma comunque c'è il francese Lorienté che sta davvero sorprendendo tutti e tra le rivelazioni di questo inizio di campionato, proprio nella scorsa gara contro il Verona ha messo a segno un bellissimo gol attraverso una grande azione personale e sicuramente gli azzurri dovranno fare attenzione alla pericolosità offensiva del Sassuolo, che è una squadra solita comunque optare per un calcio propositivo anche contro le big, ma è da vedere se poi oggi Dionisi deciderà di optare per un atteggiamento più prudente per provare a limitare gli azzurri. Dunque, detto questo, è al momento tutto qui da Fuorigrotta, appuntamento al post gara quando ovviamente auguriamoci di ritrovarci per commentare la 13ª vittoria consecutiva.